cane che abbaia ma non morde, che prima o poi torna a cuccia. Queste sono le dichiarazioni ovviamente dell'onorevole Osvaldo Napoli, che noi salutiamo. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera onorevole. E ben trovato su queste frequenze. Grazie a voi per l'invito. Dunque, stavamo dando conto proprio delle dichiarazioni che leggiamo in uno stralcio di agenzia, quelle rilasciate da lei quest'oggi, relativamente alla posizione delle opposizioni sulla la questione Lega, quella che ormai sembra essere diventata il centro del mediatico, insomma, in questi ultimi giorni, in queste ultime ore più che altro. Sì, ma mi pare che l'opposizione mi pare che l'opposizione cerchi di mettere in risalto, di spaccare la maggioranza, ma inutilmente. La Lega porta avanti certamente un suo programma e ha una sua, come dire, sopra la problematica della Libia, ha un atteggiamento, non vi sono dubbi, estremamente diverso rispetto a quello del PDL. Noi facciamo riferimento agli accordi internazionali, facciamo riferimento alla risoluzione dell'ONU, facciamo riferimento anche all'indirizzo che il Capo dello Stato ci ha dato. Io personalmente sono convinto che alla fine la sintesi fra la Lega e il PDL, come è venuto in passato, il Presidente Berlusconi e Bossi la troveranno, e quindi martedì o una mozione unitaria oppure un non voto, in quanto si è già votato, come ha detto il presidente Napolitano stesso. Certo. Quindi credo che non ci siano grandi difficoltà, non drammatizziamo una situazione che, ripeto, i problemi di oggi, oltre che la Libia, che sono estremamente importanti, sono anche altri. Quindi io non credo che ci sia una spaccatura fra la Lega e il PDL, e credo che si andrà a votare regolarmente nel 2013. Ecco onorevole, noi in questi giorni ci siamo occupati spesso di questo argomento e anche dal nostro punto di vista abbiamo messo in risalto il fatto che poi, come ha detto anche lei, una sintesi verrà trovata. Ecco, però le volevo chiedere, questi malumori da parte della Lega, fino a che punto sono determinati dal prossimo appuntamento delle elezioni amministrative? Oppure fino a che punto fotografano una divergenza reale esistente tra Lega e PDL su questi temi? Ma guardi, io non voglio parlare in casa degli altri, ma non vi sono dubbi che la Lega ha dimostrato anche sulla problematica della Libia, delle differenziazioni, il capogruppo Regozzoni rispetto alle dichiarazioni di Maroni e di Calderoni erano su posizioni diverse. È ovvio che la campagna elettorale favorisce delle distinzioni che si ritiene di prendere più voti rispetto alla controparte o anche alla coalizione stessa, quindi direi che non è un problema, ripeto, di differenziarsi in prospettiva. Le elezioni sono nel 2013, io credo che la problematica vera sia quella delle elezioni del 14-15 di maggio, che sono elezioni estremamente importanti anche a livello nazionale, quando va a votare Milano, Torino, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Trieste e via, è ovvio che diventano elezioni di carattere anche politico, quindi credo che la Lega abbia voluto fare questa differenziazione, forse, secondo me, non ho paura di dirlo, si è persino esposta troppo, tanto che oggi le difficoltà vengono perché non si riesce a fare un passo indietro da parte di tutti, non soltanto della Lega, e ritornare però, ripeto, ad una sintesi. La si troverà, però credo che la dialettica sia andata avanti più di quello che poteva andare, quindi oggi c'è più difficoltà a fare la sintesi per quanto riguarda il nostro intervento in Libia. Ecco onorevole, fermo restando che le elezioni amministrative sono una cosa e quello che accade in Parlamento è un'altra, però le volevo chiedere questo: se nell'ipotesi, diciamo, di elezioni che magari per voi non vadano nella maniera migliore, soprattutto in piazze importanti come Milano, sulla quale sono concentrate gran parte delle attenzioni, cosa potrà succedere al vostro interno? Una riflessione anche a livello nazionale o può, come magari si augura l'opposizione, accadere qualcosa di più? Ma guardi, l'ho già dichiarato nei giorni precedenti, se il centrodestra perdesse il comune di Milano, dicono perdesse anche nell'eventuale ballottaggio, noi speriamo di vincere al primo turno, è ovvio che diventa un caso politico, non ci sono dubbi, che persino un bambino di 3 anni
lo capisce che perdere Milano per il centrodestra, però attenzione, come può essere che il centrodestra vinca sia Milano che Napoli? Allora a questo punto sarebbe un trionfo, per il centrodestra. Cioè diventa, e a quel punto lì, se il centrodestra vincesse Milano e Napoli, Bersani corre il rischio di fare la fine di D'Alema quando si è perso allora Bologna. Quando loro hanno perso Bologna, quindi intendo dire che sia un test politico l'elezione di Milano e di Napoli, su questo non ci sono dubbi, certo. Ripeto, però noi siamo certi di vincere sia uno che l'altro. Certo, comunque la partita è aperta. Ecco, onorevole, ha citato D'Alema e proprio a tal proposito mi vengono in mente le dichiarazioni che ha rilasciato nella giornata di oggi, a proposito questa volta però non di politica, diciamo, relativa alle amministrative, ma quanto piuttosto relativa alla situazione in Libia. La crisi libica è molto preoccupante, io credo che anche l'Italia, se avesse qualche peso sullo scenario internazionale, si dovrebbe preoccupare interrogandosi su come accompagnare l'azione militare con una ripresa di azione politica e di visione strategica più chiara su come si possa uscire dal conflitto. Come lo commenta? Bella commenta che non è più l'Italia che fa la politica per quanto riguarda i rapporti con la Libia, ma è l'Europa. Credo che D'Alema questo lo sappia, certamente D'Alema le sue esperienze in politica, il Kosovo, la Serbia e il resto, non può certamente rilasciare insegnamenti di qualcosa quando lui era ministro degli esteri o presidente del Consiglio. Quindi, ma senza rimbangare questo, che non è che mi piaccia molto criticare il passato, però dico soltanto che oggi la politica estera in questo paese avviene attraverso la coalizione europea e viene attraverso l'ONU. Quindi non è più, certamente l'Italia ha già fatto la sua parte, non vi sono dubbi, nella partecipazione alla missione, perché la missione in Libia è una missione umanitaria, perché quello che sta succedendo a Bengasi è una situazione estremamente delicata sotto questo aspetto, quindi l'Italia ha un peso notevole per quanto riguarda quella situazione in quel territorio. Certo, molto chiaro. Onorevole, noi la ringraziamo molto di aver partecipato e le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie all'onorevole Osvaldo Napoli, vicepresidente dei deputati del Popolo della Libertà. Noi ci fermiamo.